Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale. Asiago, alberi caduti sul sentiero, anziano ciclista perde il controllo della bici e si ferisce. Due interventi del soccorso alpino oggi sull'altopiano con la squadra di turno che si è impegnata in particolare nei pressi del rifugio Cima Larici in soccorso di un 75enne. L'escursionista era caduto intorno alle 13 dalla sua mountain bike cercando di evitare delle piante che ostruivano il passaggio sulla strada sterrata. Esplosione nel capanno degli attrezzi, grave un 67enne investito da vampata di fuoco. Si tratta di un imprenditore agricolo allevatore in pensione che nella mattinata di ieri stava facendo dei lavori di giardinaggio nel suo terreno in contrada Xausa. Attirato da uno strano odore di fumo, ha aperto il portone della baracca in legno, trovandosi di fronte ad una fiammata che gli ha provocato ustioni a braccia, mani e volto. È in gravi condizioni. Tragedia in piscina, bambino riverso in acqua, morto poco dopo in ospedale. Il piccolo di 7 anni si trovava lunedì attorno all'1 nella piscina centrale profonda, 1,20 m. Una bagnina lo ha visto riverso senza sensi, si è gettato in acqua tirandolo fuori mentre veniva chiamato il 118. Il bimbo è stato rianimato a lungo anche con defibrillatore, poi portato in condizioni disperate al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove poco dopo è morto. Il magistrato ha posto sotto sequestro la piscina. Tamponi, da oggi si cambia la lista di chi ha diritto all'accesso gratuito e chi a pagamento. La Regione Veneto bandisce il ricorso ai test antigenici a scopi personali, garantendo l'accesso, ma secondo un tariffario calmierato. Rimane gratuito per i minori di 12 anni, in tutti i casi, al costo di 8 euro per i minorenni in età adolescenziale, 15 per le persone adulte che lo richiedono per viaggi, lavoro, attività ricreative, sport compreso. Altissimo capriolo strangolato da un filo d'acciaio. Il responsabile identificato denunciato dall'ENPA. L'animale è morto impiccandosi a furia di tentare di rompere il cavo di acciaio che lo imprigionava. Con un'operazione delle guardie del nucleo vicentino è stata identificata la persona che ha posizionato la trappola nei boschi di Altissimo. SN, residente in zona, cacciatore di lungo corso, abilitato alla caccia notturna ai cinghiali. Dopo essere stato identificato, ha confessato e non ha potuto sottrarsi alle sue responsabilità. Siamo alle previsioni meteo 10-12 agosto, caldo in tutto il Veneto, picchi di calore oltre i 35 gradi. Il sole e il sereno dominano la settimana centrale di agosto. Previste solo nubi, precipitazioni passeggere, poco probabili sulle catene alpine, mentre in pianura l'afa e il caldo faranno boccheggiare i veneti almeno fino al prossimo weekend di Ferragosto. Pagina dell'Econazionale, Bergamo, operaio 36enne muore precipitando da 8 metri. Landini, la sicurezza sul lavoro non ha un costo ma un investimento. Un'altra vittima sul posto di lavoro, anche se quello che è accaduto oggi forse è stato causa di un malore, non accennano a diminuire gli incidenti, molto spesso gravi. 20 milioni di Green Pass scaricati, Confcommercio, servono chiarimenti sulle sanzioni. Il ministro della Salute Speranza in un post su Facebook ringrazia tutti gli italiani che stanno continuando a vaccinarsi e i tanti che stanno prenotando la prima dose, annuncia. I numeri sono straordinari, in 3 giorni sono stati scaricati oltre 20 milioni di Green Pass. Sport, tornano i medagliati di Tokyo, accoglienza da stadio a Fiumicino, Jacobs è un sogno che si realizza. Ritorno trionfale per l'Atletica Azzurra in Italia, l'aeroporto di Fiumicino si è trasformato in uno stadio con il pubblico che era assente da Tokyo. Tunisino ucciso a Bergamo, interrogato il sospettato, si sarebbe difeso da un'aggressione, è stato interrogato tutta la notte. Alessandro Patelli, giovane accusato di aver ucciso Tayari Marwan a Bergamo, morto per le ferite riportate dopo essere stato accoltellato. Ai pubblici ministeri lombardi, Patelli avrebbe detto di essersi difeso, inoltre ha risposto a parte delle domande, avvalendosi per alcune della facoltà di non rispondere. Per il momento è veramente tutto, grazie dell'attenzione e a risentirci.